Dario Burger, un'altra vittoria al supplementare contro il Friburgo, ci avete preso gusto a vincere, e sempre con il gol del solito Bomber, l'uomo dell'overtime. Ah sì, il team hit lì è veramente una cosa incredibile, questo è impressionante, ma non solo questo, anche il gioco durante la partita, lui è un grande parte del nostro attacco, anche non solo in difesa. No, come squadra abbiamo lavorato duro e siamo contenti che siamo riusciti con i due punti. Oggi avete recuperato due volte sotto, due volte avete recuperato e soprattutto avete segnato due volte con l'uomo in più, cosa che ultimamente ci riuscivo un po' di meno. Il power play è sempre un po' va in alto, va un po' in basso. Penso che per tutta la stagione abbiamo fatto abbastanza bene fino adesso. C'erano qualche partita dove non siamo riusciti a segnare, però non è solo questo. All'altra parte il box play ha fatto un lavoro incredibile sempre. Alla fine dobbiamo trovare un modo a vincere le partite, oggi anche con il power play, per fortuna. Sì. Ieri 80 anni di Hockey Club Lugano e voi stasera ottava vittoria. Sì, è vero. Penso che secondo me è ancora un po' più importante lì, 80 anni per Lugano, no? Però una ottava vittoria anche molto bello. La tua linea ha giocato molto bene, Erburger oggi molto protagonista. Tu un ottimo passaggio in occasione del primo gol. Burger, vuoi firmare qui per il Lugano? Buona domanda. Io al momento non ho tanto da dire in questo caso. No, sono contento a giocare con il Helby lì, anche con il Reto. Anche se cambiamo le linee, abbiamo tanti giocatori fortissimo, molto forte. A me non fa un grande cambio con chi gioco. Provo di aiutare la squadra con il mio lavoro, e alla fine sì, dobbiamo trovare una via di vincere le partite. Avete due partite ora importanti, domenica contro il Rapesi e lunedì contro lo Zugo. È il momento in cui di prendere il largo e di avvicinarsi sempre di più alle prime quattro, tenendo conto comunque che Losanna e Ginevra, almeno le altre due squadre, hanno molte partite in meno. Sì, certo, vogliamo guardare in alto. Al stesso momento è sempre lo stesso un po', no? Dobbiamo prendere partita per partita. Anche resta lo stesso adesso, prepariamo per la domenica contro Rapperswil. Sono ancora tre punti molto importanti per noi. L'ultima domanda, nonostante tutto, Pelletier veramente sta tirando fuori il meglio di tutti, da giovani che dovevano giocare al Ticino Rockets, da tutti voi sta tirando fuori il meglio del meglio. Sì, secondo me sì, io sono contento, sono anche contento con il Housy, è sempre un bel segno se un giovane gioca bene e riceve questo, come si dice, non regalo ma riguardo anche che può giocare in prima linea, no? E anche bene per tutta la squadra, perché c'è un po' di concorrenza così, e così si alza il livello della squadra. L'ultima cosa, vincere all'ultimo secondo del supplementare, penso che sia una goduria mostruosa. Si è detto prima che sarebbe ancora più bello con i tifosi, no? Però anche così è abbastanza bello, sì. Grazie, ti lasciamo riposare perché già domenica, a meno di 48 ore, c'è un'altra partita importante. Grazie, complimenti. Grazie a voi, grazie. Buona serata. Ciao, ciao.